Ed eccola la scuola al centro, aperta d'estate e con tanti laboratori per insegnare un mestiere a centinaia di ragazzi che in alternativa avrebbero solo la strada. E la strada in tanti quartieri difficili di Napoli è sinonimo spesso di abbandono e criminalità. Ha preso il via questa mattina il progetto Scuola al Centro, voluto e finanziato dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del piano sicurezza presentato a Napoli dal Ministro dell'Interno Alfano 2 mesi fa. Le nostre telecamere sono entrate questa mattina nella scuola Ilaria Alpi Carlo Levi di Scampia, dove tra corsi di sartoria, bricolage, pasticceria e arte della pizza, studenti e alcuni con le proprie mamme hanno dato il via al progetto. Molto bella, soddisfacente sia per i docenti che per gli alunni. Molto importante per i bambini anche in estate avere un luogo sicuro dove poter trascorrere un po' di tempo, visto che non hanno molte opportunità. Scampia viene sempre dipinto come un mondo di guerra, invece no, Scampia è anche questo, bambini che collaborano con i professori, che insegnano. Perché ci sono bambini piccoli, ci sono cuochi, ci sono parrucchieri, c'è chi fa la ceramica, quindi Scampia non è tutto quello che fanno vedere, Scampia è anche questo, un mondo di pace e che persone che collaborano tutti insieme. L'estate a Scampia è importantissima perché i ragazzi di solito non hanno modo di fare villeggiatura, non hanno modo di vedere il mare, molti di questi ragazzi non vedono il mare, non lo conoscono, quindi tenerli nella scuola, che invece per strada, penso che sia un'iniziativa veramente lodevole. Le mamme sono molto entusiaste, i ragazzi li vedo molto, molto impegnati in questo progetto. Fin quando parliamo di pizza siamo sempre tutti entusiasti. Soddisfatta la dirigente dell'Alpi Levi di Scampia, Rosalba Rotondo. Grazie al Ministero dell'Istruzione questa iniziativa rafforza non solo a livello finanziario ma anche di entusiasmo perché abbiamo avuto l'opportunità di coinvolgere soprattutto gli evasori organizzando, ma già come durante l'anno, delle attività che possono dare loro le prospettive di un lavoro, coniugando, anche se siamo scuola di secondaria di primo grado, una sorta di alternanza scuola-lavoro, perché i nostri ragazzi evasori sono quelli che, provenienti da famiglie con varie problematiche difficili, sono capi famiglia e allora spesso vanno a lavorare al nero. Allora noi li vogliamo agganciare qui perché poi dai laboratori si innestano dei percorsi culturali che loro svolgono nel disciplinare di tutti i giorni.